posso, va alle famiglie, va agli studenti. Io non ho mai avuto dubbi che gli studenti sarebbero stati in grado di rispettare le regole, perché gli studenti a volte sono anche più responsabili di noi adulti, forse hanno anche un'energia, una vitalità, ho visto nei video che hanno fatto quando manifestavano la loro volontà di ritornare a scuola, perché hanno sofferto tantissimo il periodo del lockdown. La società riparte se la scuola riparte. Ecco, Ministro, le consegniamo la scuola partese che è ripartita. Noi la ringraziamo perché le istituzioni non sono lontane, questa è la dimostrazione, sono in mezzo a noi. E il laboratorio di chimica dà una bellissima preparazione per quanto riguarda il settore sanitario. Il nostro benvenuto è anche il cinese. Grazie. Con l'uso della tavoletta grafica, anche queste comprate con i fondi ricevuti e i microfoni panoramici nell'eventualità dovesse esserci anche una didattica mista per insomma l'isolamento e via di seguito. Noi abbiamo fatto di tutto per riaprire le scuole e per riaprirle in sicurezza. Quindi io faccio un appello agli studenti che sono qua, alle studentesse, alle famiglie tutte, rispettare le regole anche fuori dalla scuola. Ciascuno di noi con molta responsabilità, perché in questo momento la scuola è più importante di tutto, di tutto. Tutta la palestra dedicata alla Margherita Sidoti, l'abbiamo rifatta con anche i fondi dell'asse 2. Il lockdown è stata un'esperienza assolutamente imprevedibile e negativa, ma può diventare un'opportunità, può diventare un modo per far crescere i ragazzi che hanno capito e credo hanno appreso meglio quanto sia importante la vita comunitaria, la vita della scuola. E quindi mi raccomando, date del vostro meglio. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.